Ringrazio io lei, caro Ministro, per questa occasione di incontro e per le decisioni che sono state prese. La decisione di rinnovare i due organismi, la Commissione e il Comitato, che presiedono l'attività filatelica. La ringrazio anche per l'elogio del francobollo che lei ha pronunciato, perché in effetti c'è da osservare che nonostante gli sconvolgimenti tecnologici dei nostri tempi, nonostante il dilagare delle email, il francobollo funziona ancora. Funzionano ancora le poste, le lettere, le buste affrancate e i francobolli che sono dei piccoli ma densi messaggi, messaggi rappresentativi di storia, di cultura e di arte del nostro paese. Apprezzo poi in modo particolare questa emissione che è parte di un programma che stiamo portando avanti di concerto tra tutte le istituzioni pubbliche e anche con il concorso di moltissime associazioni private. Io vedo veramente crescere le celebrazioni per il 150esimo, si può dire che ogni giorno mi giunge notizia di un nuovo contributo a questo programma e se è vero che voi celebrate attraverso questa emissione la partenza dei 1000, è vero anche che a Genova, per iniziativa delle istituzioni locali, ci sarà precisamente un omaggio al Monumento a Quarto. Io sarò dunque lì il 5 maggio del 2010 e di lì poi mi recherò la settimana successiva. Non parto con i 1000 per Marsala e non aspetto a Marsala l'arrivo dei 1000, ma comunque sarò anche lì a rendere omaggio a quel luogo e a ricordare quell'evento straordinario. Credo che effettivamente saranno momenti importanti, già sono momenti di riflessione, saranno, spero, momenti di larghissima condivisione anche di opinione pubblica, anche di condivisione popolare di questa occasione di riflessione della nostra, sulla nostra storia e di conferma del nostro impegno di unità nazionale. Celebrerò a Milano il 25 aprile in questo spirito, perché il 25 aprile non è stata soltanto la giornata della liberazione, è stata la giornata della riunificazione del paese dopo che per 20 mesi l'Italia era stata tagliata in due. E da allora io credo che l'unità ha superato molte prove e soprattutto ha guidato come grande stella polare la straordinaria trasformazione dell'economia, della società e delle istituzioni in Italia. Quindi questo è oggi un motivo di particolare soddisfazione per me e per tutti voi e a voi che fate parte di questi nuovi organismi, auguro vivamente buon lavoro e successo. Grazie.